Epifania di nostro Signore Gesù Cristo, come l'etimologia stessa della parola dice, questa luce che ci illumina dall'alto e ci fa comprendere sempre di più per quello che è possibile, il mistero della natura umana e divina di Gesù Cristo. Protagonisti sono questi magi, il testo biblico nella versione di San Matteo che noi leggiamo al capitolo secondo ci dice questi magoi. Chi sono questi magoi? Questi magoi, più che maghi in sé per sé, potremmo definirli astrologi. Astrologi nel senso più bello del termine della parola, cioè colui che in un certo senso anche astronomi consultano il cielo, interpretano i sogni, erano uomini di saggezza, uomini profondamente studiosi, uomini che attraverso la loro cultura e il loro studio tentano di porsi una domanda. Qual è la verità? Dove abita la verità? Sanno che c'è la verità, che esiste, perché hanno visto spuntare una stella che li guiderà verso il luogo esatto dove questa verità è nata, la verità di Cristo. Di stelle ne avevano sentito parlare sempre, soprattutto l'Antico Testamento le aveva preparate, in maniera particolare quella famosa profezia di Balaam che troviamo nella Bibbia al libro dei Numeri, capitolo 24, che dice così: oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dall'uomo dall'occhio penetrante. Io lo vedo, ma non ora. Io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Quindi questo significa che ogni grande personaggio, il Messia, sarebbe stato preannunciato, preconizzato dallo spuntare da questa stella, segno, questo aster luminoso di una bellezza che viene nel mondo. Quindi ogni nascita di ogni personaggio era annunciata da questo segno luminoso. L'Antico Testamento annuncia a questi studiosi che con i loro mezzi culturali e con la loro scienza tentano di arrivare, seguendo la stella, ai parametri anche dell'astrofisica, verso Betlemme, il luogo in cui sarebbe nato il profeta, come ci dice la stessa citazione del libro di Osea 11. Tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Qual è il problema? Il problema è che questi uomini che vengono da Oriente, che seguono questa stella, il testo greco dice proprio dall'Anatolia, che cosa fanno? A un certo punto perdono di vista la stella e anziché dirigersi verso sud, verso Betlemme, si dirigono dritti dritti verso Gerusalemme. E lì a Gerusalemme chi incontrano? Incontrano purtroppo Erode. Erode è l'uomo ansioso che fa massacrare e trucidare la moglie e i figli perché non si fida di nessuno e comincia a temere lo sgretolarsi di questo regno. Ci crede ma solo per paura, tanto che dice: tenetemi informato, ditemi che cosa succede. Questo è il rischio di chi perde di vista il cammino della stella, smarrirsi e andare a finire in situazioni addirittura più difficili di quelle di prima. C'è un problema anche astrofisico. Il problema è che questa stella guiderebbe addirittura i magi da Gerusalemme a Betlemme, quindi da nord verso sud. Invece sappiamo tutti molto bene che i corpi celesti si spostano da est verso ovest. Quindi è una stella che guida questi scienziati ad una verità che potrebbe essere ultrarazionale, che potrebbe in un certo senso andare oltre quelli che sono i parametri dei loro studi, esulare dalle loro certezze. Quando giunsero, mentre la stella li precedeva, al luogo da loro indicato, dice il testo biblico, provarono una gioia grandissima. Ekaresan, karan, megalen, sfodra, che dovremmo tradurre fortemente, si rallegrarono di gioia di una grandissima, tantissima, fortissima gioia. Cioè, è inconcepibile tradurlo in italiano. Potremmo dire una gioia fortissima. Si rallegrarono di gioia grande, immane, fortemente, tragicamente inondati di gioia. Nessuna verità scientifica e culturale aveva mai così inondato il cuore di questi uomini, tanto che nemmeno il testo biblico ha le parole giuste per dire quanto grande fosse la gioia di questo grande incontro. Una gioia che non si può donare,
una gioia che non si può dare, una gioia che si può semplicemente rivelare attraverso quei tre doni, l'oro, l'incenso, la mirra, segno della divinità, della regalità, ma anche della profonda umanità e sofferenza del Cristo. La parola stella entra per la prima volta nel vocabolario della Bibbia in Genesi 1:16 durante la creazione. In ebraico stella si dice kobab. Kobab è una parola curiosa. Letteralmente ci sono due kaf. Kaf in ebraico è mano, quindi sarebbero due mani che racchiudono un vav. Vav sarebbe l'uomo, la sua colonna vertebrale, la sua essenza. Quindi la stella che cosa sarebbe? Sarebbero queste due mani, le mani di Dio, che proteggono e contengono Vav, l'uomo, la sua colonna vertebrale, la sua essenza. E poi finisce con un Bet. Bet è la casa. E allora la stella che cos'è? È Dio che con le sue mani protegge l'uomo e nello stesso tempo lo porta sempre, questo viaggio dei magi, verso la sua casa, verso la piena realizzazione della sua verità. Bellissima questa concezione ebraica dell'aster, cioè il luogo della bellezza contro ogni disaster, cioè contro il luogo di ogni distruzione. Allora anche noi in questa Epifania seguiamo sempre quella stella che ci porta ad adorare Cristo. Quella stella che attraverso la nostra cultura, il nostro studio, il nostro lavoro ci indica sempre la via di quella gioia che non si può acquistare, di quella gioia che è la verità di Gesù, che ci tiene per mano, che ci contiene, che ci porta verso l'astro, verso questo desiderum, no? Questo desiderio che viene dall'alto. E lo facciamo come i magi, prostrati in adorazione. Perché non c'è gioia più incontenibile nella nostra vita che rimanere in silenzio e contemplare la bellezza che viene dall'alto. Auguri e buona Epifania a tutti.